Salve ragazzi, sono Yate e bentornati su The Binding of Isaac Afterbirth. In questo episodio faremo la nostra prima run con The Keeper. Non una great mod perché francamente per il momento ne ho abbastanza, ma una run normale. Tra l'altro notare che a causa del bug del post-it a me segna che ho già fatto... che è? Isaac? Sì, con The Keeper, ma ovviamente non è vero. Anche perché non potrei fare Isaac senza aver battuto prima mamma. Comunque sia, parliamo un attimo di The Keeper. The Keeper parte con il 3 shot, con dei parametri abbastanza standard, con una bomba e ovviamente la cosa più peculiare è questo tipo di vita. The Keeper ha come vita praticamente dei centesimi. Ne perderemo uno ogni qualvolta... di 4? Ok, ne perderemo uno ogni qualvolta subiremo un danno, ma potremo recuperare un container, diciamo, di vita. Ecco, sta cosa non mi piace molto. Se metto qua riesco a colpirli? Perfetto. Dicevo, potevo recuperare un cuore di vita ogni qualvolta. Un cuore, una moneta di vita ogni qualvolta. Sta cosa non doveva succedere. Dicevo, ogni qualvolta raccogliamo una moneta stessa. Tra l'altro, perché abbiamo una mosca blu? Perché The Keeper non solo non può raccogliere cuori, ma i cuori proprio non spawnano. Né rossi, né blu, né neri se per quello. Ogni cuore rosso che sarebbe spawnato diventa in realtà una mosca blu. Mezzo cuore, un cuore intero diventa una... due mosche. Mi pare invece che i doppi cuori valgano qualcosa come 4 mosche. I cuori di fede valgono invece 3 mosche, i cuori neri 4. Dai. Dai, dai, dai. Mi dispiace un pochettino. Dai. Muori. Non potresti morire, basta. Perfetto. Questa mosca probabilmente è uno dei cuori che mi avrebbe spawnato il boss. E scendiamo. Ah, non sono entrato nella Curse Room perché ovviamente sarei morto al 75% dei casi, perché avrei preso un danno entrando, un danno uscendo e sarei morto. Sarei potuto sopravvivere a quella... cioè, quell'esperienza non mi avrebbe ucciso soltanto se dentro c'erano dei soldi, ma come notate non era il caso. Ad esempio questa moneta non la raccolgo adesso, perché? Perché potrei usarla più tardi per curarmi. In caso fosse. Quindi preferisco non sprecarmi questa piccola chance. Ok, tra l'altro sarei molto tentato, se non ho grandi power up, di rirollarli grazie al D4, che effettivamente ho usato poco e niente. Cioè non ho usato per niente nell'ultima run, perché altrimenti mi avrebbe rirollato l'Elemental. Ecco, muori. Oh, una chiave, grazie. Mi serviva giusto per la stanza del power up di questo piano. Non conto di andare nei vari shop, perché probabilmente userò i soldi in altro modo. Se ci arrivo. Infatti ci sono arrivato. Rifacciamo. Basement 1. Robo Baby, che mi va abbastanza bene. E via. Ah, ovviamente The Keeper è un pochettino più difficile rispetto ad altri personaggi, ma secondo me almeno non così difficile come ad esempio The Lost. E quindi se siamo riusciti a combinare qualcosa con The Lost, anche se in effetti da quando The Lost possiede l'Elemental è decisamente un pochettino più facile. Allora, il tentativo è qui. Vedete? 3 mosche blu, perché c'era un cuore di fede. Ok, peccato che non andranno base più alto, altrimenti tutte queste mosche blu potrebbero essere parecchio utili. Tra l'altro il fatto che lui spawni mosche blu al posto dei cuori rende utili anche oggetti che ad esempio con The Lost diciamo ma tanto non ha vita, che so, Little Chub che spona cuori rossi spawnerebbe qui invece ogni volta un numero arbitrario di mosche. La K e Larry Jr. Ok, Larry, non fai lo stupido. Speravo che Robo Baby potesse trincerarlo meglio, perché effettivamente se lo mettiamo nell'ordine giusto Larry Jr. è proprio la vittima ideale per Robo Baby. Dai,
Perfetto, una metà è andata e l'altra andrà via a breve. Dai, 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 dai. Scendi, ecco, perfetto. Eccellente, un range up. E mi sono appena reso conto che non ho attivato il missing add. Missing add attivato. Scusate, ma non ci ho proprio ripensato. Ora che effettivamente abbiamo risolto i nostri problemi per quanto riguarda il boss, raccogliamo sto centesimo e ce ne andiamo. Ah, ovviamente se usiamo il centesimo per aumentare la nostra vita, non conta come centesimo per la scorta. Mettiamola così. Cioè, il centesimo raccolto in quel modo non va a contribuire alle nostre finanze. Basement 2. Ah, come notate, non possiamo entrare qui perché questi cuori fatti in questo modo contano comunque come cuori rossi. Quindi non possiamo entrare nelle boss arene, non possiamo usare oggetti tipo la Polaroid o il negativo perché effettivamente non saremo mai a mezzo cuore rosso. Dai, morto uno e morto due. Tra l'altro mi sono appena reso conto perché quando mi hanno detto che The Keeper partiva, oh, che la monetina rimane lì, la parrucca di mamma, e la facciamo così. Preso danno. E perché ho ripreso vita? Non lo so, io ero convinto. Dicevo, prendo danno, poi torno su e uso il centesimo. Non so perché in questo caso ho ripreso vita. Comunque dicevo, a questa grazie a tutte le varie mosche. Qui avendo una bomba potrei far cose. Comunque, che a differenza di... Quando mi hanno detto che effettivamente The Keeper partiva col triple shot, io ero invasato a bestia, però non mi sono reso conto quanto nei primi piani il triple shot significa che praticamente o mi ci metto a range 0 oppure non colpisco soltanto con una lacrima, il range è abbassato. Grazie. E boss diretto? Ma sì, dai, boss diretto finché ho tutte ste belle mosche. Muori? Ecco, le mosche sono durate quanto? Niente. Ecco, tra l'altro con mostro forse riesco anche a farlo colpire tutte le varie lacrime. Però non è una cosa molto sicura da fare. Ecco. Mi sono anche giocato la possibilità di prendere il patto con Satana, questa cosa. Perché se prendessi il patto con Satana, cosa mi succederebbe? Morirei adesso. Prima almeno potevo prendere il patto tranquillamente. Avrei perso una moneta, l'avrei recuperata, ciccia. Tra l'altro neanche così è stato, perché... Allora, prendiamo questo, che mi dà un aumento di vita, che in realtà non è un vero aumento di vita perché non posso avere più di due monete, e l'oggettino che praticamente fa sì che le mie bombe lasciano il creep, mi pare. Visto che abbiamo quel centesimo, io direi anche di provare a vedere cosa c'è in questa stanza. Ora, a posteriori io mi sto dicendo perché l'ho fatto, ma vabbè. Ah, per un tarocco, che è morte, può tornare utile. Peccato che non abbiamo bombe, perché effettivamente se no quella stanza di prima era molto ghiotta. E andiamo. Strano che non ci sia capito il patto in realtà. Ah, perché abbiamo preso danno. Ho detto una cavolata, è che, come ho detto prima, le monete, i soldi moneta di... No, che cacchio ho detto? La vita monete di The Keeper conta come cuori rossi. Questo significa che avendo preso danno contro mostro, le possibilità di patto si sono abbassate tanto. Tanto. Tu no. Cosa c'è qui? Una vita extra? No, questa che è il mini mushroom. Allora facciamo. Dai. Perfetto. Uno è morto. No, morto. Seconda ondata è... Ok, e... Mancate soltanto voi. Perfetto. Cosa mi dai come termine? Ah, mi avrebbe dato un cuore e quindi ho diventato mosche. Eccellente. In realtà io ho fatto tutta sta cosa nella speranza di trovare una... Dai. Perfetto. Io dicevo nella speranza di trovare una potenziale chiave per entrare nello shop, ma a quanto pare non è così. Bomba. E si va. Come al solito io sto lasciando questi centesimi in giro sempre... Vabbè, questo lo prendo. Non voglio dovermi fare troppo backtracking per ritrovare tutto quanto. Ecco. Bomba che posso usare qui. Perché di là è abbastanza inutile. Ecco.
Anche qui era abbastanza inutile in realtà. E si recupera di vita con questo centesimo. Grazie. Francamente, finché non riesco a imparare bene come si gioca con The Keeper, credo che per lo shop veramente me lo dimentico per i secoli dei secoli. Morti. Oh, lì c'è una roccia segnata. E morti anche qua. Mi hai droppato qualcosa di inter... Tanti utenti. Ecco. Preferisco che tu sia spento. Poi. Una bomba e mosche. Io sto ancora sperando in quella fantomatica. Momento. Perfetto. Altre bombe ancora. Non ho capito come ti sei suicidato, però grazie per la chiave. Si torna su a Sunset Power Up sperando che sia qualcosa di migliore, perché effettivamente il range up l'ho apprezzato, capiamoci, però contando che se sto lontano le lacrime difficilmente colpiscono tutti, Shield and Tears che possono essere comode, perché significa che adesso questa raffica di colpi che faccio partire mi fa anche da scudo, e visto che si sparge su un'area abbastanza larga, può essere decentemente utile con nemici, ad esempio questi. Vedete? È praticamente come avere un piccolo scudo. Tra l'altro, se come voglio... Ok. Se come voglio andiamo alla cattedrale, non l'ho detto ma volevo andare lì, può fornire anche uno scudo decente contro Isaac. O contro gli attacchi di... Vabbè, a parte Mamma e Eclipse sono comunque rognosi. Dai. E potessi morire, grazie. Non ha colto bene il fatto del morire, credo. No. Altra chiave e si scende ancora. Me la spreco qui? Ok. Me ne lascio un paio per tornare dopo il boss. E andiamo a affrontare il boss, che è The Hollow. Allora, uso subito Death. Perfetto. Non pensavo che fosse così efficace. Cioè, mi sono detto, vabbè, Death li uccide, li danneggia entrambi, ok. Ma non pensavo così tanto. Momento, se io vado qui, no? Posso andare allo shop? No. E qui? Perfetto. Ok. Lo shop forse diventava... Per il prossimo piano diventa attuabile come cosa. L'unica cosa che mi infastidisce è che non sono riuscito ancora a prendere un fottuto patto con Satana, che dovrebbe essere una delle forze... Dei punti di forza di The Keeper, comunque ne posso prendere parecchi grazie al fatto che posso consumare la moneta. E poi, almeno se non ho capito male come funzionano, qui potrei essere in errore. Cioè, mi tolgono una moneta, ma poi ne raccolgo un'altra e do di nuovo un full. No, arcade. Ecco, tanto lo sapevo di fare, sapevo che facevo casini. Almeno io speravo che questi qui mi facessero spawnare un pochettino di... Ma perché sto prendendo questo casino? Posso uscire e rientrare? Con calma. Le cose si fanno con calma. Mi spiace però non ho... Ok. Non mi spiace più di tanto ancora. E si va. Ah, ricordo che... Nonostante The Keeper dovrebbe essere in grado di fare più patti con Satana, se ho capito bene come funziona, è anche il personaggio che probabilmente ha meno chance di farli. Perché ogni suo danno che prende di fatto conta come danno rosso. Sì, lo so, voi potreste dire, ma anche The Lost, ogni singolo danno che prende è morte. Sì, però The Lost, quantomeno quando riesce ad arrivare da un boss, hai la certezza che non ha preso danno. Non devo scappare perché ho le Shielded Tears, continuo a dimenticarmi. Morto, centesimo che francamente lo lascio lì, sempre per i classici motivi. Ok, sono lacrime dritte, queste ci vuole poco a schivarle. E una batteria che non mi serve a niente perché non ho ancora un... Allora, qui sono due bombe per ottenerne tre, che in realtà sono quattro. Quindi, bomba tattica. Bomba tattica. E ne abbiamo guadagnate due. Eccellente.
Io vorrei cancellare dall'esistenza sto fuoco rosso perché mi potrebbe far tanti problemi. E continuiamo a cercare. Ah, non ho chiavi. Dannazione. Non è che qui ci sia un... No, era per dire. No, non mi vengono in mente modi intelligenti per... Potrei mettere una bomba qua. Sì, ma due bombe per 2 centesimi, francamente. Anche se sono il modo in cui si cura The Keeper, mi sembrano esagerati. Cioè, ci fosse stata una chiave dietro, l'avrei sprecata, 2 bombe. Ecco la chiave. Per il power up che spero si riveli essere potente. Ad esempio, ho pensato, metto una bomba qui. Dovrebbe far saltare alcune costi. Tipo, se la metto qua, crea un percorso. No, vabbè, lasciamo stare. Tanto non mi interessa farlo. Il Lank, che è un pochettino inutile per noi, perché se moriamo con Lank, resuscitiamo come Blue Baby, ma non è più una run con The Keeper, appunto. Ah, Rio Wizard con il three shot fa questo. Spara prima tutte e tre lacrime da un lato, poi dall'altro. E credo non sia il massimo continuare a cercare. Vabbè, effettivamente posso sparare ugualmente. Ah, non mi fa neanche da scudo, giustamente, perché... Morti. Morti. Che pizza. Mi devo ricordare... No! Ok, ora sono Blue Baby, ma non ha interesse per noi finire la run come Blue Baby, quindi facciamo un ultimo tentativo con The Keeper. Allora, Curse of Darkness c'è al primo piano, iniziamo bene. La cosa di Sansone no. Il Lardo, che è ancora più inutile per noi. E niente, speriamo di ottenere un'altra... Come si può dire? Un'altra chiave. No, un'altra chiave, sono dentro. Un'altra bomba. Le chiavi non ci facciamo niente in questo momento specifico. Dai, allora. Allora, diciamo che la Curse of Darkness non è che aiuta molto in questo caso. Che non ci sta capendo niente di dove sono. Di dove erano i nemici. Ok, bomba ottenuta e vediamo se riesco a rirollare un power up decente. Che magari sia anche sinergico, sia mai. Ah, il Lardo ovviamente lo ritrovo inutile perché non posso aumentare la mia vita. The Peeper, che non è particolarmente utile, ma almeno ha un'utilità, per quanto limitata. Il Lardo sarebbe stato un power up buttato. Morite. Una batteria. Effettivamente non abbiamo mai trovato... Perfetto. Dicevo, non abbiamo mai trovato un oggetto sensato per questa cosa. Un oggetto attivo che sia effettivamente utile per The Keeper. Sì, abbiamo trovato il D4, ma l'abbiamo praticamente bruciato. Ok. Perfetto. E andiamo dal boss, che è Little Horn. E francamente la cosa non mi piace troppo, perché Little Horn... Ah, il Peeper ci sta aiutando un pochettino. In effetti non ci ho pensato, però possiamo usare il Peeper per spingere la... Per, ecco, no, non per danneggiare il trono, perché sia mai, però per distruggere la stretta che ci lancia. Dai. Perfetto. Tra l'altro mi sono reso conto adesso, visto col Missing Guard, che The Keeper parte più o meno con lo stesso danno di... Caino. Danno subito, ma abbiamo ottenuto Pageant Boy, che praticamente è un... È un recupera un po' di tua vita. Vedete che non è aumentata i soldi? Adesso sì. Perfetto, scendiamo. In realtà Pageant Boy può essere comodo con The Keeper. Anche se è più comodo se lo si trova più in là. Tutto inutile qua dentro. Andiamo. Anzi, inutile no, perché ora che ci penso, se io vado qui e provo a tirar fuori un cuore di fede, diventano parecchie mosche blu. Ok, ho trovato però un power up che è la Lucky Rock. Quindi facendo saltare... un power up serve un trinket. Facendo saltare in aria le rocce, ho una possibilità migliorata di ottenere roba. Cioè, migliorata, dovrete ottenere sempre roba.
problema è che non ho le bombe per farlo. D4. Il D4 a questo punto potrebbe effettivamente essere il power up della vita. Perché? Perché praticamente se io vado... a parte che ho adesso ho tutte quante le... Si metto qui, posso passare saltare in aria 4 cosi. Tanti soldi. Ok, questi li posso raccogliere intanto allora. Perché il D4 mi permette di rerollare Peugeot Boy, che di fatto c'ha già dallo suo effetto, quindi non fa niente, ma soprattutto di Peeper. Adesso abbiamo Demon Baby e Scheria Coli. Che potrebbe... Ecco, se avessimo la cosa Escheria Coli più... come cacchio si chiama? La Petrified Poop, vorrebbe dire che trasformiamo i nemici in cacche quando ci toccano, poi li uccidiamo e droppano soldi e poi... soldi! Sapete che vi dico? Io entro anche allo shop. E abbiamo l'oggetto partita, più o meno. L'oggetto partita è quello che sta in basso a sinistra, infatti ricopre un centesimo apposta, che è il Voodoo Nickel. Sì. Questo oggetto è abbastanza carino. Cosa fa? Quando lo usiamo abbiamo il 50% di spawnare un centesimo. Eccolo qui. Ed è molto comodo come cosa. Anche se l'ho usato a cavolo, perché l'avrei dovuto usare nella stanza in cui stavo per entrare. Perché poi quel centesimo ci posso curare The Keeper, volendo. Perfetto. Andiamo avanti. Notate come il centesimo me lo sia perso completamente. Ah no, semplicemente non l'ha spawnato. Perché come ho detto c'ha il 50% di chance di spawnare un centesimo. Però un centesimo di solito non ci fai particolarmente cose. Quando invece hai The Keeper ce le fai le cose. Ok, Passepartout, anche se in questo piano abbiamo già usato tutte le chiavi che ci potevano servire, ma vabbè. Allora, un centesimo c'è, quindi io correrei con la velocità che mi consente The Keeper, che non è poi tutto sto granché, va bene. Eccellente. A questo punto, sto per prendere danno. Direi anche di mettere una roccia qui, perché trovo quello che c'è dentro la roccia più le cose intorno, che non sono malaccio, eh. Tutti sti soldi. Senza contare il fatto che praticamente si è ripagata da sola come cosa. A te questo centesimo lo lascio lì, perché almeno... bellissimo. Allora, come è meglio procedere qui? Se io metto una roccia... no, è uguale in realtà. Allora la metto qui nella speranza che arrivi più giù di quanto pensassi. Tanti soldi, tanti soldi. Poi, qua, perché poi la roccia esplosiva fa altro lavoro ancora, eccellente. E poi posso aprire il forziere gratuitamente grazie a tutti... al Passepartout. E abbiamo la testa marcia di Bob, che nello specifico possiamo sempre usare per sfondare le cose di qua. Credo. Perfetto. Torniamo al Voodoo Nickel. Sto cercando di fare le cose con un po' di razionalità, eh. E sfondiamo anche questo. Diciamo che a soldi stiamo messi decentemente bene. Bombe, bombe, soldi, bombe. Io direi, non mi ricordo se nello shop c'era qualcos'altro di utile, ma direi che non abbiamo più bisogno di accumulare soldi in giro per la mappa, quindi recuperiamo quelli che abbiamo preso. Non mi schiferebbe avere un bellissimo tarocco per volare e prendere quello, eh. Allora, facciamo così. 1, 2. E la speranza che questo sia un The Sun, che di fatto non è che faccia schifo The Sun, eh. Quindi si torna qua, si raccolgono anche questi. E magari prima del boss cerco di fare una cosa che forse è un po' tattica, ovvero do qualche soldo alla macchina che sta qui, sperando che mi dia cuori di fede, che poi diventano mosche per me. Dai. Dai. Sono leggermente deluso, di come sta andando la cosa. Il trattato biblico non ci faccio assolutamente niente. Però posso far saltare a questa per una moneta e... E questa per altri soldi. Che posso ributtare qui dentro. Dai. Un tarocco che è? La temperanza. Che spono qui. Ok, un altro tarocco che non so cosa sia, intanto faccio saltare le altre due. E
Tarocco 1 era The Fool, Tarocco 2 è The Sun, che preferisco decisamente, e andiamo a affrontare il boss solo con queste mosche. Avrei preferito averne di più, per minimizzare la chance di prendermi un danno in faccia, e soprattutto volevo dargli lo Glenx, però è un mondo infame. Che ci possiamo fare? Andiamo a affrontare... no, sti soldi te li lascio qui apposta, anche se in realtà tutti questi soldi non servono, però vabbè. E andiamo a affrontare il boss, che è Regman. Dai, sono quasi tentato di sparargli un desole, sì, un desole in faccia, non si può sentire, un desano in faccia per sperare di ucciderlo di cattiveria, perché stanno ovviamente anche i modi non lesivi per... Ah là. Sì, è uno spreco, però non sapevo come fare altrimenti. Torrent Photo, Tears più Shot Speed Up, che mi va bene, e vediamo cosa troviamo qui dentro. Krampus, che di fatto non era la mia prima scelta, però francamente non mi fa neanche tutto sto gran schifo, perché il Lamp of Call può essere comodo. Il la testa di Krampus anche. Ah no, la testa di Krampus no, è inutile, non la voglio. Che la testa di Krampus comporta il... come si dice? L'abbandonare il Voodoo Nickel, che è un po' il nostro oggetto partita. Senza contare il fatto che la testa di Krampus... Ma vi pare che sto rischiando la morte? Non si può così, eh. Ah, avevo dimenticato che la torretta, ovvero il Demon Baby, sparava da solo. Quel non ne vale la pena di far saltare tutto per una speranza di ottenere quella singola moneta, quando qui ne ho parecchie. Ok. E si raccolgono anche queste prima di scendere. E siamo soltanto al Basement 2. A 27 minuti. Ah, in questo caso vorrei che mi lasciaste ad esempio un feedback. Preferite che accelero le cose prima? Lo Umart, wow. Però lo Umart quando lo uso dovrebbe generare... Niente, ero convinto generasse delle mosche, visto che le trasformo io in mosche, eccetera, eccetera. Oh, vedete quanto è carino il penny di legno? Perché può spawnare anche roba che non sono proprio penny. E qui invece abbiamo il libro delle rivelazioni, che non so se anche questo ci può spawnare. Sì, spawna mosche, quindi posso far così. E così. Prima di abbandonarlo. Perché non è che mi interessi più tanto. Ok, andiamo. Io ogni stanza cercherò quando è possibile di usare il penny di legno, perché così facendo abbiamo una piccola chance, che in realtà tanto piccola non è. Bombs are key. Che non devo farla sta cosa. Abbiamo una piccola chance di avere un metodo di cura dentro la stanza. E non è che ci faccia poi così tanto schifo. Come ad esempio avete visto adesso, se non avessi avuto quel penny lì dentro, sarei stato molto più in pericolo. Morite, morite. Io sto cercando di farvi esplodere, se fosse possibile. Mi fareste un grosso favore. Grazie. Cosa manca? Manchi solo tu, eh? No, manchi anche tu. Scusa, non t'avevo proprio considerato. Allora, continuiamo la nostra ricerca. Oh, un altro... Eh no, siamo sinceri, ci sta andando abbastanza di lusso con... col Voodoo Penny. Ah, questo intanto lo raccogliamo. Tanto abbiamo altri soldi in mezzo. Dai, dai, dai. Quanti soldi in realtà? Ma abbiamo una luck così alta? Perché a me non sembrava. Abbiamo luck meno 2. Bombs are ski, che possono sempre tornare comode. Tra l'altro adesso il Lamp of Call fa anche un minimo di sinergia, perché adesso noi ogni volta... Ricordate quello che ho detto all'inizio? Health down. Ah, adesso non posso più recuperarla la vita. Non mi dire. Non posso più recuperare vita. Ok, virtualmente sono morto, quindi. Nota per le prossime run, non prendere pillole. Mai. No, così non si può proprio fare. Ok, penso che questa run finirà a breve. Cioè, il primo danno che prendiamo moriamo, eh. Non abbiamo più modo per recuperarle le cose. Quindi io gradirei trovare uno shop, qualsiasi cosa ci dà un HP,
Perché l'HP up lo possiamo prendere purché non. Non aumenta. Però non ci può aumentare la vita più di. Più di 2. Quindi uno va bene, di più non possiamo prenderli. Che cacchio però. Niente, il V2 Penny non ce l'ho recuperato. Speriamo nello shop. Ecco. Grazie Envy, perché proprio è proprio quello che mi serviva in questo momento. Soprattutto quando ho un famiglio che spara per i fatti suoi e quindi non so se sparerà alla parte più piccola di te. Morto. Morto. E morto circa. Pressa poco. Su per giù. Ok. Muori. E manchi tanto due, ciccio. Cioè voi mancate. Shuba the Hoop, che al momento è un power up più interessante del Voodoo Penny, finché non otteniamo altri soldi. Che in realtà è un power up ancora più utile, forse è la cosa. È la Libro delle Liberazioni, ma vabbè. Mi giuro che se trovo Grid sclero. No, non c'è Grid, è meno male. E abbiamo anche il Restock, che potrebbe venirci molto incontro. Il restock è praticamente l'oggetto che c'è di base nelle Peltro Change. Al suo space, raddoppia le spade, chiave, bomba. Sto riflettendo, perché il Peltro ci permette di rirollare un power up. E abbiamo un power up da rirollare da qualche parte, no? Non dico che sia il Voodoo Penny perché può tornarci utile, però Shuba the Hoop possiamo rirollarlo tranquillamente. Ecco. La palla di Catrame, che rallenta i nemici e ci mette anche una scia rallentante a noi. Quindi, posso far così. Vado di qua. Arraffo questa. Prendo. Abuso leggermente, ma solo leggermente, delle possibilità offerte dalla... Vediamo qua se c'è qui una cosa. C'era la cosa. Però qui non posso volare per raccoglierlo. Niente di che, però. Dicevo, volevo abusare delle possibilità offerte dalla... Non mi viene le parole. Ah, dalla ricarica che sta lì in vendita gratuita per prendere continuamente ricariche per il Libro delle Liberazioni e spawnare tante mosche con cui shottare forse il boss. Potrebbe essere una tattica sensata. Quindi. Allora, uno. Due. Lo posso fare altre due volte, poi finisco i soldi. Perfetto. A me sembra una tattica sensata. Tuo space forse lo posso usare. Esatto. E vado così. In caso dovessi morire contro il boss, dono anche queste. E credo che di aver fatto il possibile. Io tra l'altro però vorrei portarmi con me no, non ha senso portarsi il wooden, cioè il nickel, il penny. Se ho soltanto una cosa di vita. Pestilenza. Sono morto, mi ero fatto incastrare da solo. E con questa morte finisce il nostro primo tentativo con The Keeper. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Come al solito ricordate che un commento, un like o una condivisione, perché le condivisioni anche aiutano parecchio, sono ben accette. E ciao ciao.